Ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi siamo alla terza puntata di questa rubrica e parleremo in particolare di una palette di correttori e di alcuni correttori della marca Shaka. Proverò da una parte del viso la palettina per quanto riguarda le occhiaie, perché all'interno della palettina abbiamo dei correttori anche per le imperfezioni, e dall'altra parte proverò un'altra tipologia di correttore sempre della marca Shaka. Iniziamo con la palettina, che è questa qui. All'interno abbiamo appunto un correttore verde, un correttore giallo, un correttore lilla e un correttore molto aranciato, un po' marroncino. Quindi iniziamo con questa palettina qui e la vado a applicare sulle occhiaie. Quindi vado prima a utilizzare la parte gialla, però è molto molto chiara, quindi andrebbe a rendere le mie occhiaie grigie. Quindi vado a utilizzare la parte, quella che dovrebbe essere più aranciata, e vediamo. Ah, ecco, dalla confezione sembra molto scura, in realtà poi applicata, come potete vedere, è abbastanza chiara. Sto utilizzando il pennello 142 della Zoeva, che adoro per andare ad applicare il correttore. Beh, devo dire che comunque non è male, potete vedere, sta coprendo benissimo le mie occhiaie. Mi piace molto come... Ah, stavo per cercare un occhio. Ho utilizzato solo un colore e devo dire che non è assolutamente male. Da così a così. Successivamente andrò a coprire con il fondotinta, in quanto avendo la pelle abbastanza chiara si andrà a notare l'alone del correttore scuro. Però non me l'aspettavo assolutamente questa coprenza. Non è al 100% perfetta, però cavolo, ha fatto un buon lavoro. Ora bisogna capire poi se va nelle pieghe, se dura nell'arco della giornata, però per quanto riguarda la coprenza, magnifico. Ora vado ad applicare invece qui nei rossori questo qui verde, sempre con lo stesso pennello, e mi raccomando, madonna, è molto scrivente, ne ho preso un po' troppo, lo sfumiamo un pochettino. Ok, applico anche sul naso, che con questo freddo ormai vado in giro col naso come un peperoncino, e lo applico anche qui perché ho sempre il mento un po' rosso. Ok, come potete vedere ha coperto perfettamente le... cioè forse ti intravede qualcosina, ma lievemente, però rispetto qui diciamo che la differenza è notevole. Adesso dall'altra parte andrò ad applicare un'altra tipologia di correttore, sempre di Shaka, che è il classico correttore, quello a stick simile rossetto, e andiamo a vedere un po' la differenza di coprenza e di texture. Io di questo stick possiedo 4 colorazioni, di cui 2 per me utilizzabili e le altre, come potete vedere, sono molto molto scure, mentre quelle utilizzabili sono il 106 e il 101, e le vado a swatchare sulla mano così capiamo fra le due quella ideale per me. La 101 è questa più chiara, la 106 è quella più scura. Un difetto che posso già trovare in questa tipologia di prodotto è il packaging, in quanto ha la parte inferiore un po' sferica, per cui il prodotto non si mantiene in piedi, e quando è chiuso, ok, va bene, riuscite a metterlo steso in orizzontale e non c'è nessun tipo di problema, ma purtroppo quando il prodotto è aperto vi ritrovate che vi casca sempre sul vostro piano di lavoro e sporca, diciamo, un po' i prodotti che sono nelle vicinanze o il piano stesso. Quindi, diciamo, questa cosa non mi è piaciuta molto. Vado ad applicare il 106, che penso sia la colorazione migliore per le mie occhiaie. Lo applico direttamente dallo stick, in questo modo qua, e poi lo sfumo sempre con il pennello. Allora, già rispetto a quello precedentemente applicato, la texture è più leggera, come potete vedere è una pecca perché non copre benissimo le occhiaie, cioè le copre, però io non so se dalla videocamera questa cosa si nota, però io le vedo ancora, sì,
penso che si noti anche dalla videocamera. Ecco, forse sulle imperfezioni va un pochino meglio, ma comunque si intravedono un po'. Vediamo sui rossori. Ecco, sui rossori forse quanto il rossore non necessita di una coprenza eccessiva va già un po' meglio, però devo dire che fra le due tipologie di prodotto preferisco la palettina, uno perché è più coprente e due perché ho possibilità di avere più colori. Una cosa che ha questo prodotto è una profumazione molto molto forte, vanigliata, comunque molto dolce, molto presente. Sul viso io non la sento, però così nel packaging, nel prodotto la sento parecchio. Questa invece è in odore. In entrambi i prodotti, avendo il contorno del questa zona appunto contorno occhi un po' secchina, un po' segnata, sì, la direi così, si nota che c'è del prodotto, quindi in entrambi i casi io noto che ho del prodotto sulla mia pelle. Però fra i due preferisco nettamente la palettina, che trovo molto molto più coprente. Vado ora, per completare il tutto, ad applicare un fondotinta sul viso e vediamo un pochettino con l'applicazione del fondotinta come si comportano. Non so se dalla videocamera si vede quello che poi vedo io nella realtà, ma a me continua a piacere questa parte qui della palettina perché la trovo molto più coprente. Io qui ancora un pochettino le vedo le occhiaie, mentre qui vedo abbastanza uniforme, abbastanza coperto il tutto. Non fate molto affidamento alla mia pelle se la vedete leggermente segnata, perché è proprio così la mia pelle, soprattutto con l'inverno, il cambio di stagione. Però devo dire che l'effetto finale non mi dispiace. Ripeto, rimango fedele alla mia opinione iniziale del video, cioè quella che vira più a questa palettina qua. Se avete un contorno occhi come il mio, un po' segnato, con la pelle un po' secchina, questo è un prodotto che comunque è cremoso, quindi si noterà e comunque da vicino si vede. Quindi se non vi piace tantissimo quell'effetto non ve lo consiglio. Però per quanto riguarda coprenza e sfumabilità, sì, penso si dica così, mi piace perché comunque è coperto benissimo. E sapete che io sono, se mi seguite da un po', amante e fanatica dei correttori, quindi mi ha colpito positivamente. Cosa che invece non ha fatto questo prodotto qui, che se avete pochissime occhiaie potrebbe andare bene, ma non me la sento tanto di consigliarvi perché lo vedo un po' scialacquoso, cioè ha coperto, per l'amor di Dio, rispetto alle mie occhiaie che avete visto all'inizio del video, cioè comunque qualcosa l'ha fatta. Però fra le due a me piace tantissimo questo effetto perché, ripeto, mi piace l'effetto un po' fake, un po' così strong. Lasciatemi un commentino sotto e fatemi sapere appunto cosa ne pensate di questo prodotto, se l'avete già provato, come vi siete trovate e se avete qualche altro prodotto da consigliarmi da provare insieme in questa rubrica. Voglio un attimino distrarmi, avevo già programmato di fare tantissimi video a partire dall'anno nuovo, però a maggior ragione adesso in questo periodo voglio davvero distrarmi un po' dalla vita reale e divertirmi con voi a provare un po' di prodotti, a fare un po' di makeup tutorial, a chiacchierare insieme. E quindi ci saranno tantissimi video in arrivo, per cui se non siete iscritti, dicevo, iscrivetevi, che mi farebbe tantissimo piacere, e cliccate sotto qui dove ci sono scritte le iscrizioni, c'è una piccola campanellina, attivatela in modo tale da ricevere gli aggiornamenti appena carico un video. Io vi mando un grossissimissimissimo bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!